Circa 2 settimane fa, in uno dei miei ultimi video, sono finito completamente a caso in Islanda, a circa 4.000 km da casa. Il viaggio è stato bellissimo, ma nel corso di questa avventura, come ormai è il mio solito, ho avuto un sacco di problemi e di sfighe varie, tra cui passaporto perso. Non ci voleva assolutamente. Comincia molto male questo viaggio. Che purtroppo ormai è diventata routine, e poi ho avuto un sacco di problemi con le carte di credito, perché nessun negozio islandese le accettava, o ristoranti o persino l'albergo. L'unica carta che ha funzionato e che praticamente mi ha permesso di sopravvivere in Islanda è stata questa qua, la carta di Hype. Sicché il giorno del rientro, quando sono tornato a Milano, ho messo una story sul mio profilo Instagram dove appunto elogiavo e ringraziavo Hype per il loro servizio, perché essenzialmente l'aver avuto questa carta dietro con me mi ha salvato il viaggio. Viaggio che insomma era già abbastanza critico, perché stavo lì senza documenti. Se non ci avessi avuto neanche i soldi sarebbe stato figo, perché non so cosa avrei potuto fare, però ecco, insomma, non me lo sarei goduto. Bene, ma non benissimo. Hype è un servizio che uso da diversi anni ormai. Me ne parlò molto bene Black Geek, quindi ho detto, vabbè, proviamolo. Tanto è gratis, perché infatti l'apertura del conto non ha nessun costo. E per di più è molto veloce, perché infatti in 5 minuti direttamente dal vostro iPhone potete registrarvi e appunto aprire il conto, senza quindi la necessità di uscire di casa, andare in banca e fare quelle code infinite che fanno perdere un sacco di tempo. Poi una volta registrati, in tempo una settimana vi arriva la carta direttamente a casa, e anche questa è gratuita. Ricordo che il primo anno questa carta la usavo solamente come emergenza, perché infatti la usavo quando perdevo le altre carte. Era l'estate in cui ogni mese perdevo il portafoglio, e quindi questa qua era quella d'emergenza. Solo che nell'ultimo anno, specialmente negli ultimi viaggi, qua di Giappone, Cannes e appunto Islanda, la situazione si è ribaltata, perché infatti adesso questa variante della carta che uso principalmente. E questo perché essenzialmente conviene di più, nel senso, con questa qua posso prelevare in tutto il mondo gratis, senza nessuna commissione. E questa qua è una cosa comodissima, perché in certe nazioni, specialmente ad esempio nella parte est, le commissioni sono altissime. Poi i pagamenti sono velocissimi, perché la carta è contactless, quindi basta metterla sopra e pagate. Per di più potete metterla anche sul vostro smartphone, per appunto usarla come Apple Pay o Google Pay, quindi per pagare direttamente col telefono. La carta si ricarica con i classici metodi, quindi tramite bonifico, tramite un'altra carta, in contanti o semplicemente da qualcun altro che ha Hype e che vi gira i soldi. Direttamente dall'app, poi, oltre a controllare le vostre spese e i vostri movimenti, potete sia controllare la vostra carta, quindi se volete metterla in pausa, bloccarla o disattivare magari gli acquisti online o i prelievi, che è una cosa molto utile in caso di furto o smarrimento, o per chi magari ha un figlio e lo lascia lì la carta, stando sempre tutelato e quindi avendo sempre tanto sotto controllo. Sempre dall'app poi potete anche ricaricare il credito del vostro telefono, con il codice IBAN associato al conto potete ricevere o mandare bonifici bancari in modo gratuito, o pagare i vari tipi di bollettini. Eventualmente poi potete anche impostare un'assicurazione sul vostro smartphone, oppure impostare dei piani di risparmio. E quest'ultima è una delle funzioni più interessanti, perché infatti grazie a questa voi potete impostare un obiettivo che magari può essere 800 euro per una vacanza invernale. Scegliete il lasso di tempo in cui volete fare questo risparmio, che può essere 5 mesi, e da lì l'app tutti i giorni farà uno spostamento di 5 euro ad esempio per appunto il vostro risparmio, sino ad arrivare piano piano al vostro obiettivo. Ripeto, questa è una collaborazione che ho voluto fare perché è una cosa che io in primis uso e quindi che mi sento di consigliarvi. Poi ragazzi, è gratis, e per di più, anzi, se vi registrate con il link in descrizione avrete anche 10 euro di bonus sul vostro conto, che insomma schifo non fanno. Io ve la consiglio. Se poi vedete che vi trovate bene, vi consiglio anche di fare l'upgrade alla versione Plus, che costa 1 euro al mese e che vi consente di accreditare il proprio stipendio sul vostro conto. Per di più, sempre con la versione Plus potete anche avere i finanziamenti e la possibilità di controllare il conto dal web. In descrizione comunque vi lascerò un link con tutti i dettagli e la possibilità di registrarvi. Non sarà come la carta di Surry, magari, che quella lì ha un potere universale, ovvero che è sempre carica, a differenza della mia che purtroppo è sempre il verde. Però vabbè, noi ci accontentiamo con questo. Tra l'altro stasera proprio a Surry, al mio coinquilino, alla persona alla quale in questi anni ho scorcato viaggi, cene e un sacco di altre cose, gli faremo un bel regalo, perché infatti stasera lo porteremo a cena fuori in uno dei ristoranti più importanti di Milano e credo anche d'Italia. E lui non ne sa ancora niente. Vieni così? Non lo so. Andrei più elegante io. Perché sono sicuro che mi stai trollando? Sì, qualcosa. Non c'è una camicetta? Ce l'ho, ma devo far mangiare merda di te. Non ho pranzato, tu. Davvero mi devo cambiare. Zio, l'eleganza deve riuscire nella vita, non nei posti in cui vai a mangiare. So già che definivo un quepavaro di qualche tipo. Ma spiega! Non ti posso dire niente! Spero che valga la pena. Perché io ero in riunione dopo 4 ore. Non avevo ancora finito. Ho detto, ho un impegno, devo andare. Speravo fosse una cosa di decente, ma ora mi viene un po' l'ansietta. Sei agitato? Sì, perché non mi piace non sapere cosa sto andando a fare. Un conto se decido di farlo io. Dipende, perché ci sono sorprese e sorprese. La prossima. Questa è una cosa positiva o negativa? Positiva perché la prossima è il nuovo. E quindi è una bella zona. È una bella zona come ristorante. Negativa perché è il Duomo, e quindi non sai che cosa aspettare.
eccoci qua. In una delle piazze più importanti d'Italia, sì. Piazza del Duomo a Milano. Stasera ti porterò da un amico, da un collega anzi. Certo, vai, fai la pip. Dov'è che siamo? Fai la pip da crack e poi andiamo avanti. Unexpected. Unexpected? Qual è l'occasione? L'occasione è per ringraziarti di tutti i viaggi che ti ho scroccato e le maglie cioè. E che poi abbiamo avuto riscambio. Buonasera, benvenuti. Prego. Questo non te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, no. Cosa avevi pensato all'inizio? Ma non lo so, dove mi potrei mangiare qualcosa di stranissimo. Guarda, ci ho pensato, proprio mi sono detto una volta portarlo a mangiare una cosa buona. Hai fatto un errore tu, perché ora che mi hai portato qui sono qui ogni weekend. Perché io ancora non ce l'ho venuto perché stavo aspettando la ragazza giusta. E ora invece eccomi qua con tu. Lascia la bassa che fai dopo cena. Grazie della cena. Grazie a te. Ah, la sorpresa è il conto. Bene. Bella degustazione. Sei tu che hai scelto il ristorante. Andare anche io, 11 portate. Tutto. Così proviamo un po' la cucina di crack. Magari a fine sera gli diamo dei consigli. Sì. Siamo tanti con i nostri fingerfood. Partendo dal centro, sulla mano trovate un biscottino con platano fritto. Viene farcito con ricotta, pecorino e grue di cacao. Continuiamo con il nostro finto rapanello, finto perché in realtà all'interno troverete una tartare di palamita con interno prezzemolo e wasabi e si conclude con delle chips di pane servite con patate. Grazie mille, per chi non avesse capito, Tudor mi ha portato a cena. Giornata da ricordare questa qua. Incredibile, non era che mai non accadrà mai, mai successo prima. Non succederà mai. Sì, questo è il primo, dopo arriva il secondo e finito. Questo è il secondo. Questo è il secondo. Bibbia. No, la carta dei vini. Carta. Devi sapere che io ero a stomaco vuoto, quindi con questo mezzo bicchiere sono già ubriaco. Quindi prendiamo anche altro vino. Certo. Me coglioni. Iniziamo il nostro percorso degustazione con l'insalata russa caramellata. Scusa, io sono un grande fan dell'insalata russa, però come questa non l'ho mai mangiata in vita mia. Sapore veramente unico. Con la ribolla gialla di Ronchi di Cialdi. Tu mi stai ubriacando. Questa è già bello alticcio. Vedi come strisci poi. In che senso? Tutte e due. Il menù degustazioni è un menù che ti porta all'interno di un viaggio di sapori che lo chef ti vuole raccontare. Abbiamo 11 portate. Ci sono 11 portate, c'è pesce, c'è carne, c'è vino, è divertente, si mangia e si vede. Le nostre capesante che vengono scottate sempre di champignon e prosciutto colorato. Devo dire, non me l'aspettavo, ero convinto che fosse buono, ma non di scoprire tutti questi sapori. Per me è la prima volta che vengo in un ristorante così importante. Io ho di Santa Margherita Ligure che vengono serviti tiepidi con pasta di pistacchi e pistacchi grattugiati. Signori, è un maiale croccante, maiale che trovate solamente in superficie perché è la cotenna del maiale che viene resa croccante insieme al reso soffiato. In fondo invece trovate della tapioca che viene cotta con della centrifuga di mela rossa, subito dopo una spuma di birra rossa e infine fiori di mele e foglie di seta. Tu hai capito qualcosa? No. Ma dici anche tu sti piatti, penso che mi svegli a colazione. Porta un piatto così, qui fai. Ma non ti ricordi neanche con cosa è fatto questo? Perché sono ancora stordito. Cos'è la tapioca? La tapioca è quella che c'è nel bubble tea. È un bubble tea con la catena di maiale. Esatto. Cioè, è un'esplosione di sapori. Se riesci a fare questa cosa a casa, con lo stesso mood, ti do 5.000 euro di budget per un viaggio. Vabbè, l'ipotesi in cui vorrei replicarti questo piatto a casa, non sapete neanche da dove cominciare. Esatto. Per quello il prezzo è 5.000. Mi chiedo una curiosità. Sì. Sa come è fatto questo piatto? Senso... No, allora, credo che sia molto difficile. Allora, abbiamo scoperto che il piatto di prima era difficile. Molto difficile. Il prossimo è impossibile. Se riesci a riprodurre. Il prossimo hai un budget per un viaggio da 8.000 euro. Però vai in casa, è una... È faccio una, il giro del mondo. È la luna di miele, 8.000 Madonna. Euro. No, frate. Sono ubriaco, non so se è una parola legale questa stretta di mano. Parola, 50. Sembra, ma non lo è. Aia. Questi sono spaghetti di tuorlo d'uovo marinato, quindi non trovate la pasta, ha solo la forma della pasta, ma è solo esclusivamente tuorlo d'uovo. Quindi molecolare. Siamo a 10.000. Se me lo fai a casa, ti dici. Lei sa farlo?
dividiamo la quota. Vabbè, allora va bene. No, vabbè, comunque trovate condito salsa all'italiana, okay. Semi di basilico, basilico, zesta di limone, buccia di pomodoro, capperi e bottarga di limone. Com'è? Porca puttana. Sto ragionando sul fatto di come... Come rifare? Però cazzo, questa è la sfida della mia vita. Se riesco a rifare questo piatto, no, non ce la farai. Wow. Se dovessi voler fare la scarpetta, ecco. Dici che non è ben visto. Questo qua spinge. Siamo arrivati al risotto mantecato sempre con burro e parmigiano. Viene servito con questo disco pasta di tartufo nero, burro di asparagi bianchi e caviale caluga. Al risotto ne mangio tanti e ne faccio altrettanti. C'è un sapore buonissimo di cipolla che si sente delicato, e a me che la cipolla bene o male fa cagare, qua l'apprezzo, perché imparare a cucinare, ragazzi. Lo so che 200 euro sono tanti, cioè sono cresciuto in una famiglia normalissima, quindi 200 euro sono tanti, sono tantissimi, però poi ci fai la spesa per un mese praticamente. Cioè non dico che ne vale la pena, ma cazzo sì, ne vale la pena. Che bello. Sai che 200 euro può farti un viaggio, può andare in una capitale europea, ma anche questa è una grande esperienza, anche per uno che apprezza la cucina, per uno che magari cerca anche di cucinare e quindi si espone ai propri limiti, è un viaggio. A livello di sopravvivenza, il cibo è la cosa più importante. Certo. Il mio prozio, che mia mamma mi ha raccontato, che diceva sempre, i soldi è meglio mangiarseli. Ok. Mangiarseli nel senso spenderli in cibo buono. Effettivamente. Ci sono alcuni sapori che puoi provare solo se fai esperienze di questo tipo. Certo. Altrimenti non ce la fai, cioè non ci arrivi. Poi uno non è che va a mangiare qua tutti i giorni, uno fa un'esperienza del genere magari una volta all'anno. E cazzo dico, ne vale la pena. Non l'avrei mai detto prima di venire qua. Sono sempre stato convinto dell'idea del tipo, boh, non lo so, invece è un'altra cosa. Poi domani mangerò il kebab e mangerò il riso in bianco. E ci sta, però intanto ho scoperto un nuovo modo di vedere la cucina, di vedere i sapori e di gustarmi un risotto. Ci sono alcuni abbinamenti che non immagineresti neanche, e qua ci sono e sono buonissimi. Può essere anche l'ambientazione, il fatto che è un servizio di eccellenza e tutto quanto. Potrebbe essere il vino, tranquillamente, però è davvero davvero buono. Grande Carlo. Andiamo in Piemonte con questa parola di Giacomo Gilardi, annota 2014. Prego, abbiamo il piccione. Servito petto e filetto. Prima volta che mangio il piccione in vita mia, cottura perfetta. Mangialo col toroncino. Ma la salsa è buonissima. Ultima portata salata, coscetta di piccione. Non sapevo che il piccione fosse così buono. Anch'io. Una volta che entra in casa, entrano spesso in casa i nostri piccioni. Nella botta. Questo individuo è il nostro coinquilino. Stefano. Ha iniziato a pubblicare delle foto a sfottò. Andiamo ad analizzarle insieme. Abbiamo dell'aglio con del riso crudo, con delle noci e dell'aglio. Abbiamo un pezzo di salamino di cinghiale che ho portato io dal Trento con un pomodorino e non so cos'è quella roba. Un pezzo di cracker. Ok. E cracker con la sua di riso. Sì, che cazzo. Andiamo avanti. Abbiamo anche una fetta di anguria con una cipolla sotto. Incredibile. Pasta. Con un limone e prezzemolo. Tonno. Sembra un pezzo di palma che ho tagliato oggi. Dolce sfondo. Al nostro conquilino. Ti vogliamo bene, Stef. Dolce in fondo. Fragole cioccolato della vaniglia. Perdonami, Stefano. Porni vita loca. Senti, prendiamo questo del pomeriggio. Dividiamo. Gigi. Quanto avremmo speso? 630. Io dico 580. 628. Incredibile. Grande. Ma sono un marinaio. Hai vinto, sì, ma che devi fare? Scherzavo. Salve. Fai in giro comunque a fare le... Fallo youtuber. Oh signore. No, no, no. No. Ah. Io ho promesso 10.000 euro se riusciva a rifarmi la casa. Però mi sa che non ce la fai. Tu hai scommesso? Sì. Io ho detto, ti do 10.000 euro di budget per... Hai vinto? No. Io ho vinto. Ne offro la metà. Facciamo 8.000 e chiudiamo. Vabbè. Però non so se a casa abbiamo gli attrezzi adatti. No. Il problema. Non credo. Immagino di no. È un po' complicato. Immagino. Per passare di papere. È quello che gli ho detto. Mi viene da sport. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.
anche a voi. Grazie. Ciao. Tutto, grazie della serata. Grazie a te. Davvero bello. Voglio bene. Dai. Prossima volta ti porto in un altro ristorante. Tu mi porti però. Certo. Dai. Certo. Sai, in questi anni ti ho scroccato il mondo. Veramente il mondo, quindi mi sembrava il minimo in qualche modo di cambiare in un posto che magari desideri andare, ma non hai mai l'occasione perché nessuno vuole andare con ti te. Perché ti porto io in alcuni ristoranti a Milano che non sono stellati, ma sono molto ma buoni. Certo, sognavo di fare una cosa del genere da 3 anni, okay. Da quando sono qua a Milano. Ci ho messo 3 anni e l'ho fatta, adesso per gli altri 3 anni mangerò sempre il mio amato riso e riso pomodoro, e esatto. Però chi se ne frega, nel senso è stata una bellissima esperienza, è stato un viaggio culinario che può capire chi magari ama la cucina. Tanti non hanno questa passione, ci sta, perché è per lo più una passione, però insomma sono mega soddisfatto di questa esperienza. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordo che in descrizione lascerò il link di Hype, così magari potete vedere altre informazioni, magari registrarvi, in caso volete farlo vi ricordo che con il mio codice Klaus10 avete anche 10 euro di bonus sul vostro conto, gratis, e che altro, fatemi sapere in caso che vi trovate. Secondo me è una realtà italiana che merita, una realtà che funziona, a differenza anche delle altre banche, e questo specialmente all'estero, e poi niente, è veramente veloce. Basta pensare che in questi 15 minuti di video potete farvi 3 account, quindi insomma, easy. Fatevi sapere nei commenti come li trovate, anche perché la prossima volta che andrò da Cracco, poi scriverò 3 commenti di voi e vi porterò io. Questa in realtà è la stanchezza che sta parlando, però ci sto, dai, facciamo porto un fan da Cracco, ci sta. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video, perché nei prossimi giorni ragazzi farò il video dove proverò a fare la pasta al tuorlo. Non ho idea di come si faccia, non so dove iniziare, però ci proverò, perché c'è in palio un viaggio da 10.000 euro che insomma è un viaggio importante. Sarà impossibile, però voglio provarci. Dai, bella!